Al mio 3 chiamerò Roy Gigolò, il mio amico Roy, una persona che stimo e apprezzo molto, che conosco da anni, al quale farò due domande. Io ho già fatto diversi video a lui dedicati, lui mi ha linkato, pensate, nel suo sito internet, mi ha messo proprio in bella mostra, in prima pagina, e oggi farò a lui qualche domanda, sperando che sia disponibile. L'amico Roy adesso verrà da me contattato, vediamo quello che mi dirà. Due domande, la prima che farò è innanzitutto come sta, come va. L'altra che farò è relativa alle donne. Secondo te, Troy, le donne guardano più la bellezza o il cuore, il cervello di un uomo? Ovviamente sarà una domanda che lui mi dirà, beh, nel mio caso guardano solo l'esterica, chiaramente, perché sono un giuro. Uno, due, tre, via. Ecco qua, è libero. Carissimo, carissimo, come andiamo? Sono Leandro. Come va? Ah, vabbè, volevo farti un saluto al volo e volevo sapere un po' come andava, a parte che sei stanco. Ok. Come vanno gli affari, donne? Abbastanza bene, guarda, sta crescendo molto il canale, ho più di 3.000 iscritti, ho aperto un altro canale che è conosciuto l'italiano, dove parlo di vita, di morte, di scienza, di fede, di rapporti con le donne, quindi... Pure quello sta crescendo, ho più di 2.200 iscritti. Insomma, sta andando molto bene, devo dire. Quindi. No, ma sei un grande opinionista, magari diventerai anche un opinionista TV a breve, sarà Magari, guarda, molto ci stavo a pensare, sai. Magari. A che zona lavori interessante. oggi, No, Roy? A che zona lavori di Roma oggi? Dico, in che zona di Roma lavori oggi? mi sembra l'Appia, mi ha dato l'indirizzo di un hotel sull'Appia, Ah. quindi è una sposata, ci vediamo oggi pomeriggio, poi Bene, torno a casa. bene, bene, sono contento. Senti, al volo, una domanda al volo, poi ti saluto. Secondo te le donne guardano l'estetica o il cervello? Dai, al volo, proprio. Dico, secondo te, poi ti saluto, le donne guardano l'estetica o il cervello di un uomo, secondo te, Roy? Esatto. No, comunque sono entrambe collegate, diciamo, le due sfere, tra virgolette, quella psicologica e quella estetica, giusto? Mi sembra di capire. È vero, è vero. Conoscerla, certo. Dialogare con lui, Per capire se effettivamente è una persona che vale, meritevole, valida dal punto di vista intellettuale, oppure se è una persona stupida e rincoglionita. Esatto, sì. certo, ma le persone vanno sempre conosciute da vicino, Ma hai notato che approfondite. Montemagno cresce a dismisura? Ha intervistato J-Ax, ha intervistato la Colombari, ha intervistato. Montemagno è una Mamma banda che mia. non è cresciuta. Ma è un grandissimo comunicatore, ha una capacità di comunicare, no?
Lui è un imprenditore che serve il tech, il mondo del tech, no? Del tecnologico, quindi lui Sì, però dà è un ultimo strategie. campo, però è anche molto difficile perché lui è entrato in un momento che già ce n'erano. Cioè, un conto è se tu affronti un argomento inedito, allora hai più chance. Ad esempio, se tu domattina ti insegni come si attacca le mensole su YouTube, magari non c'è nessuno. Ma lui ha affrontato un tema già conosciuto da molti, solo che l'ha affrontato in un modo molto ironico, intelligente, faceva dei video battute, poi andava anche contro gli altri, quindi è stato molto originale, insomma. Ma infatti questa è una cosa che ho notato anche io, a lui è partito proprio dall'inizio, è stato uno dei primi, poi si è sviluppato pian pianino, insomma, però cresce sempre a dismisura perché poi ha ospiti eccellenti, JX, la Colombari, Freccero, insomma. Ma fanno a gara probabilmente chiunque viene chiamato da Montemagno per fare un'intervista sa che avrà i numeri, quindi ci va, è ovvio, è normale. Poi non so adesso lui come struttura questa intervista, probabilmente lui si è affittato uno spazio a Milano, mi sembra vicino ai Navigli, e 2 o 3 volte a settimana organizza le sue interviste, magari con un giorno lui ne fa 4 o 5 e poi il titolo va avanti. Sì, infatti è quello che ho Però pensato certo, pure però devi pagare l'affitto, devi io. organizzare una troupe per le riprese, devi fare il montaggio, cioè lui sicuramente ha uno staff dietro, Che lo segue, che lo perché l'ha segue. detto anche lui, in qualche video lo disse un po' di tempo fa, che prima faceva tutto lui, montava i video, lui si alzava la mattina alle 6, faceva il video, lo montava, poi andava a lavorare. Adesso invece c'è qualcuno che li monta per lui, che organizza tutto. Certo, c'è un team dietro, insomma, è chiaro Ma perché. anche sui social, perché i social pure c'è un lavoro enorme, quindi probabilmente anche per personale che gestisce i social e tutto il resto, perché poi lui sui social, ad esempio su Instagram, mette dei video con le scritte, io quello per esempio non ci sono mai riuscito perché ci vuole un programma apposta, credo, mette le scritte sopra e sotto che danno proprio l'idea, tu guardi, leggi prima di guardare il video, quindi leggi Sì, già è prima l'argomento e vero. interessi Ma lui è riuscito a l'audience, fare no? davvero questa cosa che tu descrivi bene, utilizzando proprio dei programmi appositi per realizzare tutto questo. Quindi, insomma, lui ha delle capacità molto più grandi di noi, azzardo a dire, no? Ma del Quindi. resto la sua materia è questa, se lui fosse ignorante qui cascherebbe il dito, lui è ovvio parla di tecnologia, ci mancherebbe altro che si perde nella tecnologia, no, quindi cioè, è ovvio, si circonderà anche di persone insomma, abbastanza portate, intelligenti, gente che è innovative, soprattutto futuristiche. Sì. Quello infatti lo immaginavo anche io. Niente, grazie Roy, ti ho rubato questi minuti giusto per sapere un po' come andava tutto qui. Grazie come sempre. Alla Grazie, prossima allora. buon lavoro allora oggi, Ciao, eh. a Ciao. te, grazie. Ciao, 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 ciao. Avete sentito ragazzi? Niente, tutto vero, come vedete Roy mi conosce, lui è un famoso gigolò romano, no romano, marchigiano, e è andato molte volte in TV, è spesso ospite in televisione, lo si vede sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, sulle piccole reti televisive, insomma, tutti lo contattano, tutti lo vogliono e oggi avete sentito che oggi lavorerà a Roma. La risposta che mi ha dato mi ha colpito, a proposito della bellezza o dei muscoli, cioè della bellezza o del cervello di un uomo. Ecco, lascio a voi trarre le vostre conclusioni. Da Leandro, conoscitore italiano è tutto, un saluto caro e al prossimo video.